siamo un amico di Matteo, che è presidente dell'associazione, ci teneva così anche lui un attimo un ringraziamento, e dopodiché iniziamo, possiamo poi iniziare la serata. Quindi grazie a Matteo che si occupa veramente di tantissime, tantissime cose. Vabbè, grazie poi sarebbero infiniti. Quest'anno è stato un anno speciale, secondo me, per Portacomarro, per tutti noi. Non l'hanno detto loro, lo ricordo io, perché Portacomarro è diventato paese della musica. E l'amministrazione è consapevole di quello che facciamo tutti insieme, tutti siamo tantissimi, sono tanti musici della banda, sono tantissimi insegnanti, sono 15 in pianta stabile, e poi arrivano tantissimi insegnanti da Teatro Regio di Torino, arrivano anche da altre orchestre sinfoniche europee a fare corsi di perfezionamento come l'Accademia Europea dei Tromboni. E complessivamente credo che siamo sui 300-350 persone che frequentano la Casa della Musica. Cioè, partendo dai corsi di propedeutica, con i nostri corsi di strumento, diciamo più carattere tradizionale, per arrivare a orchestrando a scuola, perché il corso delle medie c'è, forse tu intendevi dire che faremo una scuola media indirizzo musicale, ecco. Era questo che voleva dire il sindaco. E quindi siamo veramente tanti, poi in più quest'anno abbiamo anche il coro polifonico a Stace, quindi siamo ancora di più. E questo veramente è stato un anno speciale. Purtroppo per la nostra famiglia non è stato così speciale perché è mancata mia madre, però ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti gli amici che sono stati accanto e tutti i sottoscrittori del... c'è stata una raccolta fogli in memoria di mia madre. Noi abbiamo chiesto a tante persone dove destiniamo questi soldi e tutti hanno detto alla Casa della Musica, perché era molto attiva, quindi abbiamo deciso di comprare delle sedie e sono state raccolte intanto più di 2.300 euro. Compreremo a gennaio, perché purtroppo questi concerti ci hanno preso tantissimo, non è stato possibile farlo prima, e a gennaio arriveranno le sedie. E perché le sedie? Perché possiamo utilizzare tutti, quindi i musici della banda, posso utilizzare quelli dei ragazzi delle medie, delle elementari, forse arriveranno, stiamo attivando anche un corso alla scuola materna, e tutti i fruitori del concerto, quindi abbiamo pensato alle sedie come qualcosa che potesse veramente essere a disposizione di tutti, visto che sono stati tanti i sottoscrittori. Detto questo, grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato. Il coro polifonico a Stace.